Raga, esattamente questo video inizia così, con me che sono appena tornata da scuola. Diciamo che la verità sì, è vero che sono distrutta dalla vita perché appunto sono appena tornata a scuola, però raga non ce la faceva non farmi una reaction. La mia mamma ieri è tornata da Napoli e ha portato, cioè adesso ve lo faccio vedere perché scusate, cioè ho aperto pure tutto. Allora, fate conto che dopo mi mangerò pure questa. E avete capito bene, la sto riscaldando, è la sfogliatella con la riccia, ok? Ma aspettate. Allora, qui abbiamo sfogliatella riccia e liscia, ok? E qui dentro, raga, non ci voglio di aprirveli, comunque qua dentro ci sono i rustici. Non so se sapete cosa sono, ora ve lo spiego. Allora, raga, probabilmente i rustici li conoscete, ma non avete magari mai sentito la parola. Ovviamente se siete di Napoli li conoscete sicuramente. Se non siete di Napoli, praticamente i rustici sono tipo pasta frolla e dolce, quindi pasta frolla dolce, come la classica pasta frolla. E poi dentro c'è, e per favore non insultatemi se siete napoletani, anzi correggetemi giù nei commenti se sbaglio, c'è tipo provola o qualche tipo di formaggio. E salame, no, salame no, raga. Ah, no, no, cotto. E vabbè, un bel po' di cose. Poi credo ci sia anche la ricotta, non ne sono sicura. Vabbè, comunque, raga, praticamente la cosa buona dei rustici, a parere mio, e credo che sia la cosa principale, è che praticamente c'è la differenza tra salato e dolce, ovvero il dolce della pasta frolla e il salato del dentro. Raga, sono forse una delle mie cose preferite di Napoli, però non li sto ancora mangiando perché mi sento un po' troppo zozza e quindi mi sono fatta pomodorini, peperoni, un po' di cose che sono rimaste da ieri, tipo questa patata e pizzette. Vabbè, sono rimaste da ieri perché abbiamo fatto una pericena e poi, raga, lo vedete anche voi, è il tarallo napoletano. E mia mamma è di Napoli e è andata a Napoli e, raga, non ho niente da dire se non. Diciamo che ho questa mania per le cose napoletane. Infatti, dico sempre che sono stata molto fortunata a non nascere a Napoli, perché so che mangerei queste cose ogni giorno. Per fortuna non ci sono nata, ma davvero per fortuna. Perché per quanto possano essere buone, io so che vivrei di queste. Raga, voi non avete idea di quanto mi piacciono le sfogliatelle ricce. Fate conto che tutte le volte che veniamo, che andiamo in un bar siciliano, non mi chiedete perché lì ce le hanno, tutte le volte le prendo e cioè, le prendo in un bar siciliano qua a Spezia da quanto sono fissata, ma in realtà con queste qua di Napoli non c'è concorrenza. L'ho detto che avrei iniziato a fare tanti video e che non li avrei editati. Di conseguenza, se devo pubblicare un video alla settimana, cioè ogni giorno, devo farli un po' così a caso, però raga, ve lo giuro, io sono veramente esaltata di mangiare quella sfogliatella, quindi dopo la proviamo insieme. Intanto faccio una recensione di questi panzerotti del Lidl, sono. Ma sapete cosa ho scoperto ieri che è stato veramente sconcertante? I Vullavan, che sono questi cosi. Poi dentro ci mettete quello che volete, ma i bulavan vanno cotti nel forno. Ditemi giù nei commenti se voi lo sapevate. Io li ho sempre fatti, cioè pensavo che fossero già pronti. Invece no, c'è scritto nella confezione che vanno cotti 10 minuti. Non c'è niente, aspettate. Non c'è tanto di pieno, raga, eh. Pomodoro. Potevano fare di meglio. Aspettate. Ok, questo qua è il disagio dei non tagli. Vabbè,
Una fase da sola, raga, perché sono appena tornata a scuola. Qua, Filadelfia e salmone, Filadelfia al salmone e il salmone sopra. E mio fratello pensava che fosse una buona idea. E oltretutto, ho riscaldato tutte queste cose, no? E ho riscaldato anche questo. E ora il salmone affumicato non è più salmone affumicato, ma è salmone scottato. Vabbè, comunque, se vedete molto disagio in questo video, soprattutto, cioè, oh, sono i primi 4 minuti e c'è già disagio, fate conto che io quando sono a scuola mangio sempre così. Oltretutto, ho appena detto, voglio iniziare una dieta e poi mi ritrovo un tarallo napoletano nel piatto, ma d'altronde me lo sono ritrovato, cos'è? Non lo mangio? Sì che lo mangio. Comunque a me piace un botto, a me questi pranzi così tipo misti mi piacciono tantissimo, raga. Per quanto possano essere zozzi, li approvo. Va bene, raga. Ditemi giù nei commenti se avete mai mangiato un tarallo napoletano o qualcosa di napoletano tipico a Napoli. Se sì, qual è la cosa più buona che comunque avete mangiato? Io, raga, il rustico dico il più buono. Oltretutto, sto iniziando a mettere un po' di spezie ovunque, tipo peperoncino, origano, così. Almeno prende un sapore le cose, quindi fatelo. Ormai il peperoncino lo metto ovunque. E secondo me è una buona idea. Se vi piace il peperoncino, raga, vi ricordo che esiste, perché io... Cioè, in realtà non mettevo il peperoncino ovunque perché cioè, mi sono scordata della sua esistenza. E quindi, quando mia sorella ha iniziato a vederla metterlo ovunque, ho iniziato a metterlo anch'io ed effettivamente le cose sono molto più buone col peperoncino. Quindi, ragazzi, iniziate col peperoncino a metterlo. Fa pure abbastanza bene. Ragazzi, vediamo la sfogliatella che... La sfogliatella riccia che è ovviamente la cosa secondo me più buona. Cioè, nel senso che vedrete in questo video, quindi... Ci vediamo dopo. Liscia a te? A me Piace di piace più? liscia, Ah, ok. ma l'ho presa liscia per farvi scegliere a voi se volete la liscia, io l'ho già mangiata. La liscia è più buona. No, in assoluto sì. Però assaggia. Sto facendo un video su YouTube. Assaggia questa liscia. Questa qua è liscia. Sono uguali quelle lisce, vero? Dimmi. Il ripieno sì. È la pasta che cambia, questa esterna. Beh, però è buona, eh? È buona? Anche questa. Ma è come se le friggessero. Non fritte. No, sono arrivato al forno, però c'è lo sputo dentro. Guarda quanto è nel forno. Ma in tutte le cose di Napoli c'è lo sputo, anche nei taralli, nel coso del programma di mette poco, no? Nel casapiello, nelle pizze fritte, c'è dappertutto. Perché non usano il burro? Il burro è una cosa nordica. Già a Napoli si Ah, usava il grasso di maiale fatto sì. così Ma in fa sud. peggio lo strutto del burro. Sì, perché tra tutte e due. È che era pre-po, cioè allora costava troppo l'olio d'oliva, quindi la tradizione vuole che si usano queste cose. È un'altra tradizione. Era un grasso molto più economico. Effettivamente sarà che non lo usa, hanno un diverso sapore queste cose. Anche nella pastiera ci va lo strutto. Mangiarlo sempre magari non è tanto. Però nelle cose della tradizione tipo pastiera così dovrebbe usarlo. Poi è difficilissimo fare tipo il fuori di questa qua in confronto a quella lì. Con quelle qua ci trovi le code d'aragosta che sono con la crema. Ma... Pasta, sì, non so come fa, avranno del forno. Esatto, massima metterla così. Boh. Là è molto croccante, molto buona anche questa. Eh.
Sono diverse. Molto buona questa, però. Mm-hmm. Sì. Non c'è paragone. A mio papà mi sembra che mi piacciono più le lisce. Ci c'è il team liscio, il team liscio. Non riesco a concepire come possano piacere più le lisce, però. Facciamo in casa, nel senso che comunque alle 5:40 usciamo di qua. Yeah. Se no, se arriviamo troppo, troppo tardi, non troviamo posto da nelle palestra per far niente. Casomai iniziamo. Io devo farmi una doccia. La lavatrice e la lavastoviglie, basta che mettiamo in casa, non la faccio. Relazione, la manda puttana, tranne quella con Pitt, forse solo perché non può lasciare. E anche io. Questo non possiamo dirlo, tu sai aprire la porta. Sì, io tornerò sempre da te. È bravo il mio cuore. Grazie. Allora, ragazzi, sono letteralmente 2 ore dopo che ho iniziato, che ho finito di mangiare, quindi questa cosa la sbaglio perché devo mettermi un orario di tempo in cui inizio a studiare, perché sennò faccio come ora, che inizio dopo 4 anni e non va per niente bene questa cosa. Comunque, questo video è basato su questo pezzo di video, che di base poi anche i mukbang così vi piacciono, infatti il primo pezzo del video e l'ho fatto mangiando, ma perché raga, dovevo farlo. Allora, come avete letto dal titolo, effettivamente oggi sono qui per spiegarvi il mio metodo di studio, che per quanto io non condivida questi tipi di video, perché ovviamente ognuno ha il suo metodo di studio, a me sarebbe stato veramente tanto utile e, diciamo, scoprire il mio metodo di studio, il mio vero metodo di studio. Perché io, fin da quando ho fatto la terza media, fate conto, cioè ve lo giuro, a parte che per me, personalmente, io mi sto trovando molto meglio alle superiori che alle medie, cioè proprio anche di difficoltà, le medie erano molto più difficili per me, forse anche perché è stato il periodo del Covid, boh. E comunque lì, secondo me, io non avevo ancora il mio metodo di studio, perché in quel caso io leggevo i libri, studiavo dal libro e, ragazzi, ve lo giuro su quello che volete. Cioè, per quanto io prendessi buoni voti, perché ho sempre preso buoni voti, lì studiavo il quadruplo ed è per quello che prendevo buoni voti, in sostanza. Il mio metodo di studio, in realtà, l'ho scoperto in realtà a metà della prima superiore, non è subito. Allora, io cos'è che faccio? E questa cosa io l'ho sempre ritenuta una roba stupida, no? A vederla agli altri, perché ho sempre pensato, ma cosa serve evidenziare? Cosa serve sprecare del tempo anche solo a fare, adesso questo qua non è venuto eccessivamente bene, solo a fare i titoletti, no? I titoletti con i colori, ok? Abbinare i colori a vicenda, cosa cazzo serve? No, non usiamo parole scurrili. Io ho sempre pensato, non serve a niente, serve solo a sprecare tempo, a perdere tempo per poi non studiare. No, la verità non è così. Almeno personalmente io sono riuscita a trovare il mio metodo di studio così. E a parte che ovviamente è venuto naturale, ho iniziato a provare, ho visto tutti questi evidenziatori così, mi sono un pochettino appassionato, ho detto tanto sai cosa che c'è, comunque studiare non riesco benissimo. Mi metto lì e inizio a evidenziare un po' quello che mi piace con i miei colori, tipo se faccio il titolo verde allora poi associo dei evidenziatori verdi magari con colori più chiari e magari sottolineo anche, sottolineo in nero, sottolineo in verde e vabbè, non lo so, poi oltretutto ad esempio tipo lo rendo anche un po' in grassetto le parole, vedete tipo questa qua l'ho resa in grassetto. E vabbè, niente, quindi di base questo è.
E è ovvio che per avere questo metodo di studio devi comunque saper fare i riassunti ed è ovvio che non ci vuole poco tempo, perché cioè, per studiare ci vuole sempre tanto tempo. Però, raga, cioè, io ve lo giuro, a me fare questo tipo di cose con i colori, anche soprattutto durante le lezioni, perché io questa cosa non l'ho mai capita, però durante le lezioni, quando sta interrogando la prof, non dico quando sta spiegando, ovviamente, però mentre sta interrogando la prof, questi riassunti, queste cose ve le potete già fare in classe, io lo faccio perché almeno mi anticipo e poi il giorno in cui devo studiare, ovvero oggi, che mi devo pure sbrigare a parlare, ovvero oggi io sono comunque molto più facilitata, oltretutto intanto che io li faccio questi schemi, l'ho già studiati in sostanza, devo solo ripeterli. E inoltre è molto molto importante che questa cosa me l'hanno sempre detta, io l'ho sempre ignorati, ma dalla prima superiore in poi ho iniziato a capire che è molto importante prendere appunti, raga, perché prendere appunti, cioè, è una cosa fondamentale, perché se voi prendete appunti avete praticamente fatto già il lavoro per casa. E inoltre io sto iniziando a imparare che ovviamente non è semplice, dovete scrivere velocemente, ma nel corso del tempo anche la memoria, ad esempio, nello studiare avanza, no? Ecco, la stessa cosa, praticamente io mentre le prof non è che dettano, però spiegano. Io prendo appunti e intanto inizio già a evidenziare, mi preparo già i colori pronti e inizio già a fare il mio schema in modo che a casa non me lo devo ricopiare. E se magari scrivo qualcosa di sbagliato, ok, cancello un attimino e non fa niente se è leggermente sporco il nostro schema, sporco, nel senso, per modo di dire. E raga, io ve lo assicuro, mi ha aiutato tantissimo questa cosa, mi ha aiutato tanto anche magari a casa, se mi dicono dovete anche approfondire sul libro. Non c'è nessun problema, inizio un pochettino a fare riassunto sul libro. Dovete tanto esercitarvi sui riassunti. Io sono sempre stata molto brava, devo essere tutto sincera, i riassunti li ho sempre fatti lineari, cioè molto molto bene. Però raga, comunque non ci vuole poco a fare una roba del genere, però se iniziate a imparare, raga, io ve lo giuro, questi schemi li avrò fatti in un giorno. In un giorno, per modo di dire, in un giorno un po' così sparsi. E sinceramente parecchie cose me le ricordo già di questi qua che ho scritto. Se ora me li vado a rileggere, nell'arco di, non lo so, 10 minuti li ho imparati, ok? E questa cosa io non la concepivo con le altre persone, perché io ho sempre pensato che la mia memoria fosse molto molto più corta degli altri, soprattutto alle medie. Ho sempre pensato, ma perché gli altri riescono a imparare così velocemente e io non ci riesco? Semplicemente perché ci sono persone che innanzitutto hanno più memoria, perché ce l'hanno più memoria. Per quanto tu possa sviluppare la tua memoria, alcune persone ne hanno di più, non c'è niente da dire. Però non era solo quello, perché se io dopo aver imparato il mio metodo di studio, la mia memoria non è tanta, perché non è tanta. In generale me ne accorgo tra le persone che la mia memoria è leggermente inferiore a qualcuno. Però raga, col mio metodo di studio io riesco a studiare bene comunque, cioè anche se non ho la memoria più grande del mondo, riesco comunque a studiare. Cioè, non mi è così tanto difficile quanto, cioè, alle medie era impossibile. Io non posso, cioè, voi non potete mettervi in una settimana a studiare 2 pagine. Io facevo così alle medie, perché? Perché non avevo trovato il mio metodo di studio. E se per voi è così che in 2 settimane, in una settimana studiate 2 pagine, vuol dire che non avete ancora trovato il vostro metodo di studio. Perché c'è chi il metodo di studio lo trova studiando dal libro diretto e ci vuole un secondo. Perfetto, buon per lui, ma per me così non funziona assolutamente. Non funziona neanche fare riassunti, solo riassunti. Io devo avere dei colori, devo avere. E fa ridere anche il fatto che io mi sono confrontata con un po' di persone e alcune persone i miei schemi li trovano completamente inutili. Però invece a me mi aiutano tantissimo, quindi ragazzi, io questo video lo sto facendo per le persone che magari devono ancora trovare il proprio metodo di studio e magari vogliono avere questo, devono avere questo incipit. Io ragazzi, li faccio così. Io scrivo il titoletto, ok, sopra, lo evidenzio con un colore e poi il paragrafo che devo fare, ok, perché ogni paragrafo ha un titoletto. Il paragrafo col titoletto. Se qui l'ho sottolineato in verde, qua evidenzio le cose più importanti in verde, sottolineo in verde, faccio tutto con lo stesso identico colore, che però cambia di tonalità, perché io magari ho preso il tratto pen, ovvero quella penna più sottile, l'ho
l'ho preso verde chiaro, invece l'evidenziatore l'ho preso verde scuro. Beh, è anche importante che comunque l'evidenziatore non sia troppo scuro, se no non si vedono più le parole sotto. Poi magari mettete in grassetto anche delle parole che magari volete imprimervi, ma non ci mettete tanto tempo, fatelo un po' con il vostro istinto, non mettetevi lì a fare 2 ore di titoletto, perché è ovvio che comunque non va fatto così, perché sennò perdete davvero troppo tempo, a meno che non vi anticipate tantissimo le cose. Però, cioè, di base io questo titoletto ci ho messo, non lo so, manco 30 secondi a farlo. Però io, cioè, mi rimane in testa che il Regno d'Italia è uno stato totalitario. Sì, liberale, oh mamma mia, liberale. E diritto è la materia più odiata di tutti, da parte, no, è la materia di tutti, è la materia più odiata da parte del mio cervello. Però non ci interessa, ci riusciremo a studiare perché ho fatto i miei schemetti bellissimi e top. Devo anche finirli gli schemetti. Però intanto inizio a studiare che è meglio. Quindi velocizzerò questa parte, spero che vi sia stato utile il mio metodo di studio. Ora, ragazzi, visto che studio e appunto velocizzerò questo pezzo del video velocizzato servirà anche a voi per iniziare a studiare con me, magari per iniziare a fare gli schemi se vi ho svoltato la vita con il mio metodo di studio, e magari scrivetemi anche giù nei commenti che metodo di studio avete voi. Intanto io inizio a studiare. Ci vediamo dopo. Allora, raga, praticamente mi sono fatta il piattino e domani uscirà il video di io che mangio e diciamo gossipo, ti dico così, con voi di alcuni argomenti di alcune TikToker che ci sono ora virali. Quindi mi raccomando, guardatelo. Ora inizio e niente, ci vediamo dopo, quindi per poi concludere la giornata. Allora ragazzi, il video si conclude qua. È l'una di notte e io devo ancora fare matematica e ripassare diritto e diciamo che nella mia giornata tipo con il mio metodo di studio può succedere che invece di studiare io mi metta a dormire come è successo oggi e poi devo pure andare in palestra e ci sono andata. E però diciamo che ho rimandato tutto e quindi ora mi tocca studiare a luna di notte. Non riducetevi come me e niente, spero che questo video comunque vi sia stato utile. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna mia notifica. Seguitemi su TikTok, mi chiamo Giulia Rainbow con W. Io vi mando un bacio, un abbraccio al prossimo video.